capisco. E quando viene sera e tornerò da te, è andata come andata. Vorrei andare a casa. Non mi portano a casa. Che dobbiamo fare? Cioè, ci ha portato a fare quello. C'è il mio incubo. Mi sta odiando. Pischi sento. Aggiungetelo. E nulla, questa giornata non deve finire. Sto andando a prendere Bea, che finalmente è arrivata. Così. Però ho cambiato le scarpe, adesso le ciabatte. Grande passo. La verità è un'altra, che la cosa più bella della Sardegna sono i guttiamo. Pronti? Giornata pazzesca, è finito il maestrale, c'è un tramugno e niente, tutto il free beach. Poi volevo aggiungere un'altra cosa. Che mi spiace pensarlo, ma a questo punto da parte sua sarà stata una cosa mediatica, perché dire che ci stavamo frequentando il giorno prima di partire senza il mio consenso e poi andare in discoteca e fare casino, fate due più. Come potete sentire, sono in un locale, ho caricato adesso un messaggio che, mandato a una donna, penso che le chiacchiere siano a zero, perciò tutto quello che è successo dopo è solo educazione e rispetto per non mandare in malora un rapporto, per educazione. Potete continuare a dire che io faccio le cose per notorietà, comunque questa è la dimostrazione che facevo bene a tenere la mia vita privata fuori dai social network, perché sono tutti buoni a chiacchierare e non vedono l'ora di buttare merda su una persona, perciò divertitevi, io sto in vacanza. Ho 23 anni, sono single e faccio come cazzo mi pare. Buona serata ragazzi. PS, sono una persona manchi veramente, non te lo scrivo sui social network, ma ti mando un messaggio in privato.